La 21esima giornata del girone di Serie D vede il Siena impegnato al Franchi contro la Flaminia. I bianconeri scendono in campo schierati con il 4-3-3 con il nuovo arrivato Guarino tra i titolari. Rambaudi opta invece per il 3-5-2. Il primo squillo della partita è del Siena, una buona manovra dei bianconeri porta al cross di Agnello, Guidone riesce ad anticipare il difensore, ma la palla termina di poco sul fondo. Ancora pericoloso il Siena al 17esimo, Modesti perde di vista Gibilterra, Diglio prova a servirlo, ma il traversone è irraggiungibile. La prima chance per la Flaminia è al 22esimo, sul cross dalla destra di Sirbu, Cruz prova a controllare la sfera, ma Narduzzo riesce ad intervenire. Occasione importante al 30esimo per il Siena, Guidone imbuca per Orlando che lascia filtrare per favorire Gibilterra. Il numero 7 bianconero però non riesce ad angolare la conclusione e Grussu respinge. Un attimo dopo è la Flaminia a trovare il gol, break di Ferrara che poi allarga verso Sirbu, l'esterno classe 99 impatta la palla di collo pieno e centra all'angolino. Gli ospiti sono in vantaggio poco dopo la mezz'ora. Blackout del Siena, pochi istanti dopo Guarino perde palle, Cruz a tu per tu con Narduzzo non sbaglia e firma il gol del raddoppio. Prova a rispondere il Siena sugli sviluppi di un calcio di punizione, Agnello serve Ilari in area di rigore, il giovane terzino non riesce però a dar forza alla conclusione. Alla fine del primo tempo Ilari crossa dalla destra, Grussu buca l'intervento, Orlando prova ad indirizzare verso la porta ma non ci riesce. L'ultima azione del primo tempo è una chance per il Siena, Gibilterra batte la punizione dalla propria tre quarti, la palla viene spizzata da Orlando, in agguato ci sono molte maglie bianconere ma la deviazione che manda la sfera fuori è di Guarino. Inizia aggressivo il Siena nel secondo tempo, Guidone si libera dell'avversario e calcia con il sinistro, ma la conclusione è facile per Grussu. La partita cambia al 49esimo, il neo entrato Stefano Guberti protegge palla e subisce il fallo di Sirbu. L'autore del primo gol della Flaminia era già ammonito, gli ospiti si ritrovano in 10 ad inizio secondo tempo. Al 51esimo la Flaminia conquista calcio di rigore, sul cross di Fè, Cruz spreca un'ottima occasione da gol, ma il numero 9 riesce comunque a servire Covarelli. Il suo tiro, secondo il direttore di gara, è deviato con il braccio da Sare. Dal dischetto va Cruz, Narduzzo intuisce e para, ma sulla respinta è lo stesso Cruz a mettere in porta il gol del 3-0. Prova a spingere il Siena, Guidone si defila e prova a crossare, ma Gasperini di petto serve Grussu e neutralizza l'azione. Pericolosa ancora la Flaminia sugli sviluppi di un corner, Fè rimette dentro per Fondi, la conclusione da posizione ravvicinata del numero 20 termina sul fondo. Accorce le distanze il Siena al 74esimo, la punizione è calciata da Guberti, la deviazione decisiva è di Gasperini, l'autogol consente ai bianconeri di tornare a 2 gol di distacco. Al 76esimo il Siena trova il gol del 3-2 con la rovesciata sulla linea di porta di Padulano, in seguito alla conclusione di Guberti, ma il guardaline ravvisa la posizione di fuorigioco. Al 78esimo il Siena trova il gol del 3-2, su calcio d'angolo battuto da Guberti, Aruna incorna la palla e firma il gol del 3-2. La rimonta si compie all'82esimo, Martina innescato da Bani crossa rasoterra, il capitano Marco Guidone non sbaglia, la partita è sul 3-3. Il Siena prosegue il pressing anche negli ultimi minuti di gioco, ma la partita termina 3-3. I bianconeri conquistano in extremis un punto, con una grande rimonta, grazie all'autogol di Gasperini e ai gol di Aruna e Guidone.